Ed ora 60 secondi di Clessidra. Ricordiamo che Confartigianato News 44.12 sono in onda anche su Icaro TV al canale 22. Non perdete le prossime puntate di Confartigianato News, in cui andremo a conoscere singolarmente i testimoni del Premio Artigianato e Cultura di Impresa 2009, ossia quegli imprenditori che si sono particolarmente distinti nel loro settore di attività. Andremo quindi a conoscerli all'interno della loro azienda per conoscerne più approfonditamente la loro storia professionale e anche umana. Oltre alla piazza Tre Martiri di Rimini, dove continua per tutta la giornata di domenica ad essere distribuito pane e prodotti realizzati artigianalmente a tutti i passanti, e la giornata prosegue qui nella casa di riposo Valloni di Rimini, dove appunto i panificatori della Confartigianato hanno organizzato un momento particolare. Si tratta di un momento ricreativo e allietato dalla distribuzione di prodotti della pasticceria da forno dei panificatori riminesi. Abbiamo pensato noi come Confartigianato di coinvolgere idealmente gli ospiti della Casa Valloni nella nostra iniziativa, che pur non essendo presenti abbiamo voluto comunque rendere un omaggio agli ospiti dell'istituto con dei dolci pasquali tipici, che sono delle colombe e delle pagnotte, in maniera tale da dare anche loro un momento di gioia e di festa. È un momento importante anche per loro, possono riscoprire la civiltà del pane che loro hanno conosciuto meglio di noi, addirittura quando nei forni si portava a cuocere qualunque cosa, ovviamente compreso il pane che si faceva a casa. Oggi le cose sono cambiate, ma comunque è ancora importante recuperare queste cose. Come reagiscono le persone ospiti di questa Casa Valloni a questi appuntamenti, a questi momenti di incontro con una realtà che comunque è un po' esterna a loro forse? Sì, loro reagiscono molto bene perché si sentono anche integrati, insomma, nella società, no? Quindi anche lì sono molto contenti, e anche perché dopo c'è anche un lavoro dietro con loro di ricordare, insomma, queste le loro tradizioni. Naturalmente c'è una buona parte che lo ricorda, ha piacere di preparare insieme questo appuntamento. Infatti non solo, ecco, abbiamo una parte musicale che ormai ci accompagna in molti eventi, e poi, ecco, come avete potuto notare, vengono preparate delle filastrocche. Insomma, sì, loro hanno molto piacere di preparare, di partecipare a questo appuntamento. E infine alcune colombe del pane realizzato artigianalmente è stato donato all'Opera Sant'Antonio presso il convento dei frati minori cappuccini di Rimini. Noi offriamo dei pasti serali per 150 fino a 200 persone tutti i giorni, oltre che una doccia, la barba, qualche servizio, medicine, fin dove si può, ovviamente, fin dove si può arrivare. A me sembra che sia una cosa piccola, però utile. Magari non si parla tanto di queste cose, però è quel sottobosco che aiuta tante persone. E quindi noi vogliamo ringraziare proprio questa iniziativa, come anche altre iniziative di altre persone che aiutano, perché altrimenti da soli noi non saremmo in grado di far fronte a una cosa del genere. È solo la solidarietà aiuta tante persone. Signora Maria, lei lavora da tanti anni in questo luogo, particolarmente in cucina, ma senz'altro avrà spesso contatto con queste persone che hanno bisogno. E come pensa che reagiranno quando vedranno che oggi c'è stato un momento di festa in qualche modo condiviso? Saranno molto contenti, perché apprezzano molto queste cose, sì. Abbiamo persone che magari mangiano soltanto la sera quando vengono qui da noi, non riescono a fare il pranzo, ecco. Quindi quando vedono questo ben di Dio, puoi immaginare come si rallegrano. Questo è il settimo anno della nostra manifestazione che appunto prevede la piazza e che però prevede anche un momento di solidarietà, anzi due momenti. Questo perché? Perché la categoria, come sapete, lavora a contatto con il pubblico, con le famiglie, e quindi mentre adesso nella piazza, diciamo, c'è un clima festoso e di allegria,
sappiamo che nella vita ci possono essere anche delle altre situazioni e dei momenti di difficoltà e quindi ci siamo chiesti cosa potevamo fare nel nostro piccolo e di qui l'idea di destinare una parte della nostra produzione a questa opera, a questa mensa a Sant'Antonio. Torniamo quindi nella piazza Tre Martiri di Rimini per vedere la ciabatta lunga oltre 20 metri. Qui presso lo stand della Confartigianato di Rimini in piazza Tre Martiri è stato organizzato oggi pomeriggio nell'ambito di Forni in Festa una ciabatta lunghissima. Qui il pubblico doveva indovinare la lunghezza e questo è stato appunto a scopo benefico proprio perché il ricavato praticamente di questa piccola lotteria è stato devoluto all'associazione di genitori di persone down Crescere Insieme. Qui appunto c'è Maurizio Urbinati che praticamente ha coordinato la preparazione di questa ciabatta. È una ciabatta fra l'altro fatta con una lievitazione molto lunga perché proprio con la biga, no, è una cosa, non una ciabatta a corso. Come biga abbiamo usato 20 kg di farina, più ne abbiamo usato ancora nel rinfresco di questa ciabatta. E tra tutto andiamo quasi a raschiare a 30 kg di farina come ciabatta. Poi dopo tutta la preparazione perché ha una maturazione molto lunga e abbiamo usato quasi 15 kg di Nutella. Una ciabatta così lunga come può essere cotta? Come viene cotta? Si viene cotta naturalmente in panetti quasi da 2 metri. Ma non è tanto la cottura ma la preparazione del lievito, ma perché viene fatta con un lievito molto lungo per quello che ha una profumazione e ha una morbidezza come l'abbiamo assaggiata che era molto morbida. Questo perché un pane artigianale è fatto in queste maniere qui, non è fatto con additivi chimici, non è fatto con cose che conservanti. Questa è l'importanza che la gente deve capire cos'è il pane artigianale. Bene, ringraziamo quindi i panificatori della Confartigianato che per tutta la giornata sono stati impegnati in questa bellissima festa. Ringraziamo chiaramente la Confartigianato di Rimini e anche il Comune e la Provincia di Rimini, nonché la Camera di Commercio che hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione. Noi ci rivediamo la prossima settimana e come sempre vi ricordiamo di prendere visione anche dell'altra trasmissione della Confartigianato della Provincia di Rimini 44.12. Per ulteriori informazioni potete visitare le nostre sedi di Confartigianato oppure visionare il sito all'indirizzo www.confartigianato.rn.it.